Buonasera a tutte e tutti, io sono Giada e stasera avrò il piacere, oppure l'onore e l'onere, di riportarvi quello che è lo spirito e l'intenzione con cui è nato il progetto di Padova Città Aperta. Quest'autunno Padova ha vissuto un periodo di mobilitazioni, un periodo di appuntamenti dislocati per la città che hanno saputo riportare al centro del dibattito pubblico tutta una serie di istanze, dai temi legati al diritto alla città, a quelli legati al diritti sul posto di lavoro, alla precarietà piuttosto che il diritto all'abitare. Ecco, tutta questa stagione che è stata piuttosto vitale, piena di un certo fermento sia a livello politico che sociale, ha visto una risposta molto decisa, molto aggressiva da parte in termini di azione giudiziaria. E questo si intende per quanto riguarda misure preventive, misure cautelari, piuttosto che procedimenti penali che tuttora sono in corso. Parliamo di fogli di via, obbligo di dimora, arresti domiciliari. Ecco, questo ci impone una riflessione ed è il motivo per cui abbiamo pensato che fosse fondamentale aprire uno spazio di dibattito a Padova. Non soltanto per questo, ma anche perché in realtà Padova può essere definita come un laboratorio di tutta una serie di, di tutta una serie di situazioni che anche a livello nazionale possiamo osservare. Questo convegno nasce con l'intenzione di domandare domandarsi quale sia lo stato di salute della democrazia, ma nasce anche con l'intento di domandarsi come sia possibile avviare una discussione virtuosa su questi temi. Per questo stasera avremo con noi Aurora D'Agostino, l'avvocata Aurora D'Agostino, Anna Maria Alborghetti, avvocata del Foro di Padova e già presidente della Camera Penale, Giuseppe Mosconi, docente dell'Università di Padova, Luigi Manconi, che non sarà fisicamente con noi, ma ha rilasciato un'intervista, Luigi Manconi, senatore della Repubblica, Ernesto Milanesi, giornalista, e Giovanni Palombarini, ex procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione. Ecco, pensiamo sia importante anche che questo dibattito avvenga a Palazzo Moroni, che è il cuore, il luogo in cui molte delle decisioni che poi si ripercuotono sulla città vengono prese. E pensiamo che sia importante anche perché in qualche modo quando parlato di spirito di Padova Città Aperta, si intende anche questa forma di dialogo che ha voluto aprirsi in città per rimettere al centro della discussione tutta una serie di temi che sono fondamentali. Il motivo per cui sono qui questa sera è che io in questa città, insieme peraltro ad altri, fortunatamente ad altri colleghi, sono tenuta molto spesso a avere a che fare con questi processi che hanno riempito le pagine dei giornali, della stampa locale, soprattutto negli ultimi tempi, con una serie di richieste di pena e una serie anche di altre misure che sono state o richieste in termini di misure cautelari o comunque in termini di misure di prevenzione nei confronti di persone che non fanno danni, per capirsi, in termini di criminalità in città, non fanno danni in termini di profitto collettivo, non rubano, non stuprano, non fanno cose incredibili, ma invece partecipano a manifestazioni in cui molto spesso avvengono, spesso e volentieri, avvengono a Padova, come in altre città peraltro, episodi di contrasto o comunque di dissidio più o meno pesante con le forze dell'ordine. Allora, io su questo ringrazio i colleghi che sono presenti e i giuristi che sono presenti della loro disponibilità a venire a discutere anche in questa sede. Credo che dobbiamo porre dei problemi molto concreti, perché quelli che ci siamo trovati che io mi trovo, ma che anche altri colleghi si trovano ad affrontare tutti i giorni, sono quelli di una, nelle aule di tribunale, sono quelli di una giustizia
che appare da un punto di vista concreto sempre più feroce in termini di entità della pena che viene richiesta. Io mi sono trovata con richieste di condanna a 4 anni e 2 mesi. Per carità, lo dico a mio merito, ma non solo a mio merito personale, ovviamente, a merito di tutti quelli che lavorano su questo terreno. Siamo riusciti a sventare queste richieste colossali, però credo che diano il segno di una cattiveria, come dire, del diritto penale rispetto a elementi che non hanno quella valenza criminale che viene richiesta per pene di questo tipo, che sicuramente va considerato. E dall'altra parte ci sono, ma non solo a Padova, io lo dico perché seguo Padova, ma ovviamente non sono solo a Padova questi elementi, ci sono una serie di altri elementi di recrudescenza, di rimessa in funzione di alcune funzioni di polizia e di polizia dal punto di vista repressivo, quindi di misure di prevenzione, che francamente io, che pure ho la mia età, considero assolutamente non anacronistiche. Anacronistiche è proprio un termine che uso volutamente in maniera neutra, tipo i fogli di via. Abbiamo una recrudescenza di questo tipo di situazioni. Qui a Padova abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi 2 fogli di via di studenti fuori sede, che ovviamente non avevano la residenza a Padova, che partecipavano a manifestazioni, a iniziative di piazza, a iniziative non solo di piazza, a iniziative pubbliche, eccetera, e che sono stati espulsi forzatamente da questa città. C'è questo aspetto che è sicuramente molto molto preoccupante, perché queste misure sono misure, come poi sicuramente spiegheranno meglio di me gli altri relatori di questa serata, sono misure assolutamente basate su una cultura del sospetto, sono assolutamente misure molto discrezionali e che non rispondono neanche a nessun previo accertamento di responsabilità penale, ecco, e men che meno definitiva. E quindi sono misure in mano alla questura, in mano alla polizia, possono avere degli effetti estremamente deleteri, estremamente pesanti e molto significativi. L'altro elemento, gli altri due elementi che io voglio dire veramente rapidamente, sono le 41 e quindi mi rubo un altro minuto, sono questi. Gli altri due elementi che io ho verificato, ma che anche altri legali in altre sedi hanno verificato venire utilizzate continuamente, sono da un lato l'accelerazione incredibile dei tempi dei processi nei confronti di questa realtà di movimento. Io dico sono contro la legge sul femminicidio, capiamoci subito, però seguo anche una serie di processi che riguardano violenza sulle donne, eccetera. Se la stessa velocità che viene espressa nei confronti dei processi di movimento venisse espressa, per esempio, nei confronti dei processi che riguardano la violenza sulle donne, ne sarei assolutamente contenta. Invece il concetto è che questi processi nei confronti dei movimenti, nei confronti di militanti di base, stanno andando con una velocità veramente incredibile. I fatti del 14 novembre 2014, per cui sono state ammesse misure cautelari in gennaio 2015, sono già a processo, a processo, perché è stato immediatamente fissato un giudizio immediato che verrà svolto a breve in giugno di questo anno. Questo per capirsi: se la stessa velocità ci fosse su altri terreni, io dico, per quanto mi riguarda la violenza sulle donne, credo che ci sarebbe da gioirne. Ovviamente non è così per quanto riguarda questo tipo di situazioni. Infine io voglio dire due cose nel minuto che mi manca, e che sono queste. In questi processi, in questo tipo di procedimenti, c'è stata veramente una capacità creativa incredibile da parte della procura
della Repubblica qui a Padova, ma anche in altre situazioni, nell'uso delle misure cautelari che sono state utilizzate in maniera incredibile, per cui misure cautelari che stabilivano l'obbligo di dimora, non nella dimora abituale, ma bensì nella residenza anagrafica, e questo significava, per esempio, a Padova, in concreto, applicare l'obbligo di dimora a uno studente fuori sede nella residenza anagrafica significa di fatto espellerlo da Padova. E queste cose sono state utilizzate motivatamente, tra l'altro con questa motivazione, negli anni scorsi e anche recentemente nelle ultime misure cautelari. Misure cautelari che non si basano su esigenze cautelari reali, che non si basano su, ma che hanno proprio una rappresentazione, come dire, di monito a chi ne viene fatto oggetto, ma anche più in generale a chi si muove in piazza e nei movimenti. L'altro elemento su cui io invito anche gli altri relatori a esprimersi è l'uso estensivo che è stato fatto in questi anni e in questi ultimi tempi del meccanismo e dell'istituto del concorso nel reato. Per cui anche se tu concretamente non hai fatto nulla, anche se tu concretamente non hai tirato il sasso, o anche se hai tirato un sasso, ma in una situazione generale, mi riferisco al processo più famoso, che è quello del processo Nottava a Torino, con quel sasso o quei due sassi che hai tirato, tu vai a rispondere in un procedimento penale delle ferite, delle lesioni e della lesione, diciamo, dei diritti di 175 poliziotti. Questo è quello che è stato applicato nel processo Nottava a Torino, quello che in piccolo viene applicato anche nei processi a Padova. Nell'ultimo procedimento che è andato a sentenza poco tempo fa, come voi sapete, questo meccanismo non è riuscito in pieno, ma il meccanismo del concorso, per cui indipendentemente da quello che tu realmente hai fatto e quindi dal principio fondamentale costituzionale della responsabilità penale personale, tu rispondi di tutto quello che è avvenuto in un determinato contesto. Questi sono i temi grandi, pesanti, sicuramente significativi, che andiamo ad affrontare a Padova e non soltanto nelle aule dei tribunali. Questi sono tutti elementi che sicuramente dovrebbero essere approfonditi, dovrebbero essere oggetto, secondo me, di critica e di lavoro da parte di tutti noi all'interno di questa assemblea. Mi fermo qui, vi ho rubato 2 minuti, 3 minuti più, e vi saluto e buon lavoro.